Cosa deve contenere un mansionario per essere efficace? Ma innanzitutto il mansionario non deve essere di tipo nominativo, ma deve essere per ruolo aziendale. Questo perché ti agevola a rendere scalabile e moltiplicabile qualsiasi attività. Il mansionario va fatto quindi per ruolo o per funzione e deve contenere in ordine di priorità le attività che sono di competenza di quella funzione. Ti consiglio di dividerle in due fasi, attività prioritarie e attività secondarie, proprio per non creare confusione su quella risorsa che magari si trova a fare tante cose, ma perde di vista quelle che sono le sue priorità. Un'altra cosa che deve contenere il mansionario è chi dipende quella figura e a chi deve rispondere. Troppo spesso vediamo nelle aziende figure che non hanno chiaro a chi devono rispondere e l'unica persona a cui riferiscono e danno i propri risultati è l'imprenditore, che a questo punto si trova oberato perché tutti fanno riferimento a lui. Questo è uno dei motivi della mancata crescita di tante aziende.